Allora, il tema che mi è stato chiesto, proposto, vedete, il cervello dell'adolescente come si modifica in funzione degli stili di vita e anche delle vicissitudini che si incontrano durante la vita. Voi sapete quanto meglio di chiunque altro quanto il cervello sia un organo estremamente dinamico, e non solo a livello funzionale, ma oggi grazie alla tecnologia delle immagini, sia il cosiddetto brain imaging, sia l'immagine dei supermicroscopi, sappiamo che anche dal punto di vista morfologico il cervello cambia, si modifica, e nelle situazioni contingenti, nelle situazioni reali, e si modifica fisiologicamente con l'età, quando si invecchia. E ovviamente queste modificazioni, anche morfologiche, poi incidono sulla sua funzione. E vedete, il nostro cervello, guardate qui i nostri antenati di circa 5 milioni di anni fa, quindi tanto, tanto tempo fa, e vedete, questo era il loro cervello, e questo è il nostro, quello attuale, era totalmente privo di corteccia. La corteccia poi si è sviluppata, soprattutto poi la corteccia frontale, e grazie alla capacità umana di interagire, il nostro oggi viene definito il cervello sociale, quindi interagire a livello sociale, la famiglia, la comunità. Pensate che tra le scimmie i macachi sono quelli che hanno il cervello più sviluppato, e ovviamente è ancora distante dal nostro. Perché? Perché vivono in comunità che sono molto simili alle nostre, e hanno i dominanti, hanno delle regole che devono rispettare, e grazie alla capacità di interazione, all'interazione sociale, e anche più di recente sta stabilendo anche grazie all'alimentazione, alla dieta, a ciò che si è mangiato e si mangia, il nostro cervello si è sviluppato. Ma perché queste condizioni modificano lo sviluppo del nostro cervello? È una modificazione che continua. Oggi viviamo nell'era informatica, nell'era digitale. Beh, questo sta incidendo in modo straordinario nelle generazioni, e i bambini che nascono oggi sono già diversi da quelli che sono nati 10, 12 anni fa, 15 anni fa. Perché il nostro genoma, che ha una sua struttura abbastanza rigida, anche se i genetisti di recente, poco più di un anno fa, ci hanno detto: guardate che la struttura del genoma sta andando ad una velocità rapidissima, cioè si modifica nell'arco di una generazione, pochi decenni. E prima si diceva una struttura molto lenta nell'evoluzione, centinaia d'anni. Quindi stiamo andando a una velocità. Ma al di là della struttura, il nostro genoma, a livello funzionale, si modifica in tempo reale. Cioè i geni hanno questa capacità plastica di esprimere i loro prodotti in tempo reale. Un esempio banale: vado a mangiare, ceno, pranzo, introduco del cibo, il mio stomaco intestino deve digerire, ci sono degli enzimi digestivi, sono proteine, vengono espresse da dei geni, e se mangio un po' di più ne esprimiamo un po' di più, se ne mangio troppo poi ho bisogno magari di prendermi una pastiglietta di enzimi per digerire meglio. Questo per darvi un esempio di come i nostri geni, in modo straordinario, questa si chiama epigenetica ed è la capacità dell'ambiente a 360 gradi di interagire non solo sulla struttura, e questo avviene in tempi molto più lunghi, ma in tempo reale con la funzione. Vedete, interazione geni-ambiente, i geni da soli non sono il nostro futuro, lo sono in interazione con l'ambiente a 360 gradi, da quello che mangio, dalle interazioni, dai successi, dalle botte, dalle scelte che faccio, ma anche dalla fortuna che ho di trovarmi in un ambiente positivo. E questo è un concetto straordinario per lo sviluppo del cervello, e che tra l'altro ha portato a valorizzare quelle che erano state le intuizioni, le ipotesi dei vecchi psicologi, su cui onestamente il biologo un po' sorrideva un po' di anni fa, perché non conoscevamo questi meccanismi, oggi li conosciamo, e quindi prendiamo atto inequivocabilmente a livello scientifico di quello che succede. Vedete, la memoria del DNA della precoce vita sociale, già al momento del concepimento, il nostro DNA, il DNA dei nostri genitori, ha acquisito delle informazioni, non sono quelle che vengono
da quella generazione, ma anche informazioni in tempo reale, che quindi vengono o possono essere rimodificate durante la gravidanza, nella vita poi neonatale, infantile, adolescenziale, fino alla vecchiaia. Vedete, a 360 gradi, l'ambiente, dieta, tossine, le condizioni climatiche, sostanze, ma anche, vedete, l'interazione col sistema informatico, sistema digitale. Questo sta influenzando molto lo sviluppo del nostro cervello, soprattutto quello dei bambini, e quindi l'interazione va a modificare i nostri geni, e questo poi si traduce in alterazioni nel nostro fenotipo. E se siamo fortunati o facciamo scelte giuste, anche se abbiamo delle vulnerabilità, e sicuramente ognuno di noi è portatore più o meno di vulnerabilità, però la natura ci lascia sempre una via di fuga, e non necessariamente siamo condannati. Però poi dipenderà dai nostri stili di vita, lo dico soprattutto, siete tanti giovani qui presenti, ricordatevi, gli stili di vita corretti sono fondamentali, non solo oggi per voi, ma per la prole, per i vostri figli, ma anche per i vostri nipoti. E questo poi porterà, se uno stile di vita corretto, ad avere più salute fisica, mentale, e quindi anche alla società di dover investire meno risorse per poi curare i soggetti. E, vedete, una mamma, la trasmissione transgenerazionale, prima del concepimento, dopo il concepimento, una mamma che subisca durante la gravidanza degli stress, sia maltrattata, e per questo bambino le condizioni saranno veramente deleterie, o potranno essere, poi potranno incidere successivamente. Ora, non necessariamente dovrà soccombere, però il rischio è molto più a rischio di un altro bambino che invece non ha, la cui mamma non ha subito questo. Ma non solo questo bambino, vedete, ma anche le future generazioni, cioè i figli e i nipoti, potranno subirne le conseguenze. Questo oggi è un dato che la ricerca ci propone. Una mamma depressa che non venga curata, che quindi non assuma quei farmaci. E ancora oggi sentiamo, aspetto un bambino, voglio un bambino, interrompi il trattamento. Assolutamente sbagliato, assolutamente sbagliato. Per le stesse ragioni. Una mamma che assuma sostanze addirittura prima del concepimento. E quel DNA assume dei codici che poi vengono trasmessi, oppure durante il concepimento. Non necessariamente questo bambino, quando sarà adolescente, diventerà tossicodipendente. Non necessariamente. Però il suo rischio è maggiore. Si trova in un ambiente che lo porterà a provare le sostanze, poi più difficilmente. E questo oggi nel modello animale è documentato in modo straordinario. Se prendiamo due ratti a cui diamo la cannabis, per parlare di una sostanza che molti dicono, ma sì, la cannabis è innocua, la prole di questi animali che hanno avuto la cannabis, al momento in cui sono adulti, se gli fate scegliere tra cannabis, cocaina, eroina o una soluzione acquosa, 9 su 10 scelgono la sostanza, contro 2-3 di prole di animali che non hanno mai visto la cannabis. E guardate, è un dato altamente significativo. Così come i genitori che nascono oggi dalle nuove generazioni, e quindi persone che usano tutto il sistema informatico, hanno già dei codici. Date a un bambino di 10 mesi un iPad, gli fate vedere come funziona, in pochi minuti ha imparato a aprire le icone, allargare le figure. Se poi gli sostituite, ma questo ormai lo sappiamo tutti, un iPad con un giornalino, con un libricino che sembra un iPad, ma è un libro, immediatamente cercherà di aprirlo e se non ci riesce lo butta via e cerca, dice dammi l'iPad, perché? Perché si diverte e lo fa volentieri. E così come invece una gravidanza felice con una buona alimentazione, il rischio o la possibilità di avere un bambino così performante è ovviamente a maggiori rispetto a quello delle mamme precedenti. Molto importante l'alimentazione, un'unica
diapositiva per ricordarvi quanto è importante ciò che noi mangiamo per lo sviluppo del nostro cervello, ciò che hanno mangiato i nostri genitori. Se andate in letteratura ci sono degli articoli bellissimi, anche pubblicati su Science, Nature, su riviste molto autorevoli, che dico tu non sei, noi non siamo quello che abbiamo mangiato, ma neanche quello che mangiano i nostri genitori, ma quello che hanno mangiato i nostri nonni addirittura. Ma oggi la ricerca ci dice, guardate come lo sviluppo dell'apparato digerente è la flora batterica intestinale. Noi abbiamo una flora batterica importantissima che si ovviamente modifica in funzione del cibo e che ci accompagna per tutta la vita. E lo sviluppo dell'intestino correla in modo straordinario con lo sviluppo del cervello. Quindi questo incide in modo straordinario. Il cosiddetto microbiota, la flora batterica intestinale, questi miliardi di microrganismi, è importantissima. Oggi si è stabilito, se deve avere il bambino, se non sono ragioni mediche particolari, fallo nascere per via naturale, per via vaginale, non per via col taglio cesareo. Perché? Perché perdi tutta la flora batterica vaginale della mamma, che pare essere molto importante. Tanto quando succede questo, raccolgono con dei tamponi questa flora batterica, glieli sfregano in modo da farli acquisire. Questi batteri producono delle molecole che arrivano nel cervello e sono capaci alcune di attivare, altre di inibire, per esempio il differenziamento delle cellule staminali neuronali, i neuroni o cellule della glia. Quindi c'ha un'importanza fondamentale. Immaginate ancora le popolazioni che non hanno cibo, fanno fame durante la gravidanza. Ma sicuramente siete a conoscenza, lo cito, ma non ho il tempo per entrare nell'argomento, il famoso studio sull'embargo tedesco in Olanda, quando le mamme che aspettavano i bambini non avevano cibo. E quei soggetti hanno sviluppato, loro e i loro figli e nipoti, una serie di patologie cardiocircolatorie metaboliche. E questo è lo studio epidemiologico, ma a metà degli anni 2000 hanno rintracciato questi soggetti, gli hanno preso un po' di sangue e sono andati a vedere alcuni geni e hanno trovato in modo straordinario delle differenze a livello epigenetico. Cioè lo stesso gene che esprime, non so, l'insulina o i fattori trofici, insulin-like cosiddetti, altamente metilati in questi soggetti, figli di quelle mamme o nipoti o pronipoti, rispetto a quelli nati circa 2 anni dopo, quando il cibo era arrivato. Quindi questo, vedete, la dice lunga. Ma uno degli aspetti più straordinari, guardate, per lo sviluppo del cervello è proprio come la natura ha preparato e prepara la donna a diventare mamma. Il cervello della donna è diverso da quello del sesso maschile a livello funzionale, ma il cervello della mamma è diverso da quello della donna. E vedete, la gravidanza riscolpisce il cervello della donna per almeno 2 anni. Uno studio senza precedenti, questo è un lavoro esattamente di un anno fa, a febbraio del 2017, e fa vedere come questa mamma che aspetta il suo bambino, diverse aree del cervello si modificano a livello morfologico e quindi funzionale, cioè si prepara a quell'evento. Ma addirittura c'è la letteratura, che sicuramente molti di voi conoscono: durante il ciclo mestruale il cervello femminile si modifica tra fase follicolare e fase luteinica, non solo a livello funzionale, ma oggi con le immagini, quello che è straordinario è vedere come per esempio i lobi frontali, gli emisferi frontali, l'ippocampo, alcune aree della corteccia, nella fase follicolare e luteinica hanno volumi diversi che correlano con la secrezione ormonale, quindi con gli ormoni sessuali che arrivano, progesterone, estrogeni, che arrivano nel cervello in grandi quantità. Perché questo avviene? Perché in quella finestra di giorni in cui la donna è fertile, se avviene un rapporto, puoi rimanere in attesa di un bambino e allora il tuo cervello deve essere preparato a quell'evento. E quando questo non è, perché non lo voglio, perché sono patologica, beh, per quel bambino non è la condizione, non è la condizione ideale. Questa è una condizione soprattutto della mamma, ma non del papà. Poi il papà ha altri ruoli, ovviamente molto importanti, però non sono state trovate modificazioni nel papà. Ma guardate nell'animale, questo è il nostro studio pubblicato l'anno scorso, e durante la gravidanza, vedete, questa è una femmina in estro, e guardate questo dendrite, vedete queste
estroflessioni, queste si chiamano spine dendritiche. A questo livello avvengono le sinapsi, avvengono le interazioni fra neuroni. Ecco, guardate, la gravidanza del ratto dura 22 giorni, 21-22, ed è precisissimo. Ecco, guardate al 19° giorno come questo dendrite della corteccia frontale cambia, guardate quante spine ci sono in più. Guardate al 21°, quindi questo è 12 ore prima del parto più o meno, guardate come è cambiato rispetto a questo. Ma guardate 7 giorni dopo, 21 giorni dopo, e guardate 30 giorni, vedete? Stiamo tornando a questa condizione. Perché? Perché tra i 25 e i 27 giorni l'animale svezza i suoi piccoli, ma li svezza in modo drastico, eh? Non è come una mamma umana, quello va a cercare il capezzolo, riceve un morso veramente violento e capisce che deve andare a mangiare il cibo, non ci sono discussioni. E guardate il cervello come cambia a livello morfologico, vedete? E allora questo vuol dire attivare una serie di sinapsi che ti devono dare quella performance per curare la prole. E le carezze dei roditori, licking e grooming, li leccano, li stimolano in continuazione. E questo diventa straordinario. Pensate, ed è il modello straordinario, perché pensate qui, una buona mamma e una mamma meno buona, e questa li alleva, li alleva, ma non li cura come questa. E quando questi saranno adulti, saranno molto sensibili a ambienti stressanti, molto più di questi. E questo è un dato che si conosce già da tempo, ma più di recente, quindi metà anni 2000, è stato stabilito, sono andati a cercare, ma perché questo comportamento? La funzione di diversi geni, e hanno studiato in particolare i geni che esprimono i recettori al corticosterone, che è l'equivalente al nostro cortisolo, e hanno trovato che nella prole di mamme poco affettuose, vedete, questo gene è altamente metilato rispetto a questo, e quindi funziona molto meno, esprime molto meno. E questa è una differenza importante, ma l'aspetto più straordinario, qual è? Che se noi prendiamo questi animali e li diamo entro i primi 4-5 giorni dalla nascita in adozione a questa mamma, e questa li adotta, perché non sempre li adotta, mi ha dato le condizioni ideali, giuste, e li adotta, questi acquisiscono il fenotipo della mamma adottiva e il gene viene demetilato. Cioè le carezze della mamma, tradotto da science, modificano la funzione di un gene. 15 anni fa, più o meno, dire una cosa del genere era fantascienza, oggi è una realtà. E lo stesso avviene per questi dati in adozione a questa mamma. Quindi capite quanto diventa importante. E immaginate un bambino abbandonato, che venga allevato negli istituti, si lo allevano, lo nutrono, lo fanno anche studiare, ma non ha tutti quegli stimoli, anche tattili, importanti, che ha la mamma. Proprio Lamberto Maffei, nella vostra università, ha dimostrato quanto proprio l'aspetto tattile sia importante per lo sviluppo della corteccia visiva. E se non c'è quel comportamento, l'animale poi perde la vista, eccetera. Quindi un esempio di plasticità straordinaria. E allora abbiamo detto cibo e interazione, ma qual è quando si nasce? È l'interazione con la mamma. La mamma ci socializza con noi, ci accarezza, ci stimola e ci nutre. E vedete che questo sia nell'animale che nell'uomo. Ringrazia la tua intelligente madre per il tuo grande cervello. La dieta della mamma altera e modifica il nostro sviluppo. Vedete, questo è quindi questo tipo di comportamento, questo deve avvenire, ci deve essere. E se questo non c'è, si nasce, si cresce con delle vulnerabilità che non necessariamente ci condannano, però ci mettono molto, molto più a rischio. Addirittura, guardate, con delle immagini dei dendriti, vedete, ricostruzione tridimensionale, addirittura si è vista la differenza che c'è tra mamme depresse, e guardate una mamma depressa, non è come questa. Sì, lo allatta il bambino, ma guarda lontano, non lo stimola, e così fa questa. E addirittura vedete come a livello del nostro genoma la cromatina, quelle proteine istoniche dove si
raggomitola, passatemi il termine, il nostro DNA, come cambia nella sua ridotta attività o maggiore attività. E questo coincide con la struttura poi delle nostre sinapsi. E questo è documentato oggi bene in letteratura, quindi con quello il cervello ringrazia per il tuo cervello più grande, il tuo cervello più performante. Ma se andiamo a vedere i bambini, qui sono questi studi bellissimi sui bambini degli orfanotrofi rumeni, che oggi vengono presi come modello, e guardate, questi vengono allevati, ma non vengono curati come quelli che abbiamo visto prima, ovviamente, non si riesce a farlo. E guardate il risultato, materia grigia, hanno meno materia grigia, cioè hanno dei neuroni che sono meno trofici, si sviluppano meno, con più difficoltà. E guardate questo dato, questo è un elettroencefalogramma fatto con le ultime macchine ultra sofisticate, e questo è il profilo di un bambino che nasce felice nella sua casa, e questo invece è quello abbandonato. Se viene adottato prima dei 2 anni possibilmente, adozione, ricordatevi però, a buon fine, perché se poi non si inserisce in quella famiglia quel bambino sono dolori. E vedete quando recupera da questa condizione a questa. E quindi i processi esecutivi. Guardate quanto la funzione esecutiva è performante in un bambino che abbia quegli stimoli giusti rispetto a quelli di un bambino che invece viene allevato. Ovviamente non tutti avranno questo profilo, non tutti alla fine soccombono ovviamente, però il rischio che questi abbiano è molto maggiore rispetto a questi. E questo è molto importante, vedete, non solo per l'età infantile o adolescenziale, ma per la nostra vita. Guardate questo articolo di pochi anni fa, Starting Young, cosa vuol dire? Questo è uno studio meraviglioso, è uno dei, ce ne sono diversi questi studi, iniziato nel 1949, in cui circa 800 bambini in Olanda sono stati monitorati tra gli 8 e i 10 anni e sono stati seguiti fino al 2008, e quindi quando erano già anziani. E hanno visto la correlazione tra lo sviluppo del cervello di questo bambino, cioè la vita di questo bambino, quelli che sono stati più fortunati, quindi genitori, famiglie che li hanno curati, li hanno stimolati, li hanno mandati a scuola. Allora, il loro quoziente cognitivo era di gran lunga superiore rispetto a quei bambini che sono stati sfortunati, quelli che sono stati abbandonati, quelli che le cui famiglie erano in condizioni indigenti, sono dovuti andare a lavorare da ragazzini, che non sono andati a scuola. Andare a scuola per il cervello è stata una conquista straordinaria. Quando ero bambino, i miei coetanei, tantissimi, non andavano a scuola, non c'era la scuola dell'obbligo. E chi andava a scuola era fortunato. Ovviamente non si capiva allora, oggi lo sappiamo, per lo sviluppo del cervello del bambino. Ma tutto questo servirà, guardate, è una immagine recente, uno studio recente, vedete, le cure materne, quegli stimoli andando a scuola, eccetera, lo sviluppo del cervello più grande, qui abbiamo l'ippocampo, misurato col brain imaging. Non possiamo vedere i neuroni qua, ancora la tecnologia non ce lo permette. In futuro in clinica avrete queste macchine. Vi ricordo che Obama, prima di andare via, ha messo un budget di 20 miliardi per sviluppare super macchine che vi facciano vedere non solo il volume di un ippocampo, di una corteccia, ma farvi vedere le sinapsi, i neuroni, in tempo reale. Nell'animale questo si può fare, proprio a Pisa, al CNR, Gian Michele Ratto, ha una tecnologia in cui penetra con un super laser circa 1 millimetro nella corteccia e ci fa vedere le sinapsi, stimola la coda, pizzica la coda dell'animale e ci fa vedere come le sinapsi si attivano. Vedete le spine dendritiche, non ve lo faccio vedere, ma vi ho rubato, mi ha dato la diapositiva. Ma guardate nell'animale, nell'animale possiamo ovviamente vedere, lo sacrifichiamo, andiamo a vedere i neuroni. Ecco, guardate il neurone di un animale che viene poco stimolato, il neurone dell'ippocampo questo, dalla mamma, e uno invece molto curato, guardate la differenza. Questa è l'immagine del microscopio, non è un disegnetto fatto dal ricercatore, vedete?
E vedete, nel bambino questo non lo possiamo vedere, possiamo vedere però un ippocampo molto più grande. Ecco cosa vuol dire avere gli stimoli giusti, vivere, andare a scuola e quant'altro, vivere con stimolazioni giuste. Questo è importante. Oggi noi abbiamo una super tecnologia, come 3 anni fa, quando Obama ha messo questo budget, disse, avete al direttore dell'NIH, gli disse, viviamo in un'era di una tecnologia senza precedenti, è vero. E allora perché non mi sapete dire se io svilupperò, anzi le parole sue sono state, se questo organo che ho tra le orecchie non si ammalerà, non svilupperà l'Alzheimer, non sarò depresso, i miei figli lo saranno. E Francesco Collins gli ha detto sì, dice vedi, noi tu mandi i satelliti, le sonde su Marte, ti dicono se c'è carbonio, acqua, eccetera, ma il cervello è molto più complesso, quindi ci vogliono molti soldi, ed è lì che ha messo quel grosso budget. Allora, grande tecnologia, ma in altri tempi, siamo nel 1800, guardate questo disegno, anche allora avevano capito quanto l'ambiente è importante. Guardate, questo disegno è straordinario, questo bambino, se finisci in strada, il rischio che tu diventi un barbone è questo. Se vai a studiare, eccetera, magari diventi un bravo professionista. Non necessariamente, però questo fa la differenza, è una differenza essenziale. E vedete, oggi, quando andiamo a studiare lo sviluppo del cervello, quando si nasce, il nostro bambinetto appena nato c'è un cervello molto sviluppato, soprattutto la corteccia frontale. Il foglietto è molto spesso, troppo spesso, bisogna eliminare un po' di neuroni e la natura li elimina. È il cosiddetto fenomeno del pruning, la potatura, vedete le forbici, lo devi eliminare. E questo avviene attraverso un codice genetico che però è sensibile all'ambiente in cui vivi. E quindi c'ho un buon patrimonio genetico, però poi l'impatto ambientale diventa determinante, i geni da soli non determinano il nostro futuro. E vedete, il cervello diventa adulto intorno ai 23-25 anni nel sesso femminile, intorno al 28-30 nel sesso maschile. E non a caso l'ultima area del cervello a diventare adulta è la corteccia prefrontale, quel foglietto che diventa sempre più sottile. E la corteccia prefrontale, vedete, questo è il cervello preso da un articolo, il cervello dell'adolescente. La corteccia prefrontale nell'adolescente è ancora abbastanza spessa. E la corteccia prefrontale è l'area del cervello che determina i nostri capacità esecutive, la nostra decisione, la decision making cosiddetta, la motivazione. Quindi un'area, dire che la più importante forse è azzardato, però sicuramente tra le più importanti. E vedete, nell'adolescente quest'area non è ancora matura. Al contrario, l'area limbica, forse poi c'è una diapositiva in cui vediamo questo più grande, l'area limbica, cioè l'amigdala, il nucleo accumbens, l'ippocampo, la parte della corteccia limbica, è sviluppatissima. E cioè i nuclei dei cosiddetti delle emozioni sono sviluppatissimi nell'adolescente, deve vivere anche le trasgressioni, diciamo, fanno parte del bagaglio di informazioni che il cervello deve avere per svilupparsi. Ovviamente bisogna cercare di averle in un certo limite, mentre la corteccia non è ancora, quindi non dà quegli impulsi inibitori anche del pericolo. Guarda che se il motorino ti piace la velocità, però è pericoloso in questa strada, c'è il ghiaccio, le curve sono pericolose, vai piano. E l'adolescente è disinvolto, perché queste aree qui lo spingono a fare questo. Ed è un cervello cosiddetto stupefacente, il cervello dell'adolescente, perché realmente è meraviglioso. Ma guardate uno degli esempi più straordinari nello sviluppo del cervello, è il pruning. Noi perdiamo da 0,5 all'1% di materia grigia all'anno, da quando si nasce a quando il cervello diventa adulto. E vedete il blu, sia nel sesso maschile che femminile. Se superiamo questa percentuale e si va sull'azzurrino giallino, beh, pensate, diventiamo super intelligenti. Però siamo già al limite, siamo borderline quasi. Genio e follia. Se lo superiamo è la patologia. Quindi è un... sono degli anni cruciali. Non a caso la patologia
psicopatologia insorge ormai dall'età infantile e dall'età adolescenziale. E, ecco, vedete qua, la corteccia prefrontale, funzioni esecutive, controllo inibitorio, capacità decisionale, working memory, vedete, ecco qua. E in questa età qua l'area limbica è sviluppatissima, la corteccia non ci dà quegli impulsi e quindi questo diventa un percorso, diventa cruciale ed ecco dove il ragazzo deve essere protetto, non solo con un intervento medico, ma soprattutto a livello sociale, creargli un ambiente positivo, deve poter studiare, accedere agli studi, non avere grossi problemi in famiglia, quindi l'aspetto ovviamente socio-economico. Vedete, guardate l'esempio. E quindi questo cervello è stupefacente, il cervello dell'adolescente è molto più sensibile allo stress, all'uso di sostanze, e all'uso del sistema informatico. Il sistema informatico non ne possiamo fare a meno, è un avanzamento del progresso straordinario, però bisogna cercare di limitarne, di usarlo bene e quindi usarlo in modo che non ci crei dei danni. Ma guardate il nucleo accumbens di un adolescente, violetto, rispetto a quello di un adulto. È il doppio. Arrivare all'età adulta, questo si deve ridimensionare, mentre la corteccia non ha ancora raggiunto la sottigliezza e quindi mette questo soggetto, vedete le ricerche, sugli adolescenti sono 3 volte più sensibili degli adulti a sviluppare dipendenza, anche quella del gioco d'azzardo, anche quella del gambling. E quindi un cervello che deve essere protetto per tutte le sue potenzialità. Spesso non lo è nell'ambiente in cui vive. È un cervello che se subisce degli stress troppo elevati va in tilt. E lo stress è un fenomeno positivo, come sapete, e soprattutto a livello prefrontale, la regolazione top-down, pensieri, azioni, emozioni. Se però questo stress diventa troppo intenso e continuativamente intenso, allora abbiamo un'attivazione troppo elevata dell'amigdala. L'amigdala è il vecchio nucleo cosiddetto della paura, nucleo importantissimo, ci lancia gli allerta, ma ce li deve lanciare quando è necessario quello. E nella patologia ti fa sentire, ti dà un'allerta che non è giustificato. Ho paura di accendere il gas, di uscire da solo, che difficoltà c'è, ma non attraverso neanche la strada, anche se non c'è il pericolo di macchine, ma quella è la patologia. Noi dobbiamo rimanere nella fisiologia. Ed ecco tutto questo che ci porta, vedete, 2008 e 2014, a dire come la patologia mentale è intesa come depressione, ansia, schizofrenia, disturbo bipolare, sostanze e quindi tossicodipendenza, vedete, insorge tra l'età infantile e l'età adolescenziale. E questo è il periodo in cui il cervello deve essere protetto al massimo, in cui dobbiamo dare a quei ragazzi, a quei bambini, tutte le possibilità, perché il loro cervello, anche quelli che nascono con più vulnerabilità di altri, un ambiente che li protegga. Perché questo diventa fondamentale. E allora è importante anche la condizione sociale, l'aspetto socio-economico in cui si vive. Questo è un articolo, vedete, 2010, già di 8 anni fa, ed è fatto a 3 mani, un neuroscienziato, sociologo ed economista, cose che qualche decina d'anni fa erano impensabili. Vedete, queste cose le abbiamo viste, l'interazione, la mamma, l'interazione sociale, andare a scuola. E lo sviluppo del cervello ti permette poi il miglioramento cognitivo, studi, diventi un professionista, ti laurei e quindi puoi interagire a livello sociale in un certo modo. Beh, se finisci così diventa dura. Io a scuola non ci vado, c'è una condizione negativa. Guardate, in tanti paesi ci sono queste condizioni, in altri proprio addirittura nascere in questa casa è diverso che nascere in un appartamento dignitoso, bello. Non necessariamente bisogna avere le ville, i parchi, le Porsche o i panfili ormeggiati nei porticcioni, ma bisogna avere gli stimoli giusti e vivere una vita. Questo diventa fondamentale. Vedete, la povertà lascia un marchio. La ricerca associa l'income, family income, cioè il reddito familiare, a modificazioni dell'anatomia, vedete? E quindi l'aspetto proprio anche monetario, c'ho difficoltà ad allevare la famiglia, c'ho anche più in genere
quando si ha meno possibilità economica si hanno anche più figli, perché c'è tutta una condizione che porta a questo. E queste modificazioni oggi le conosciamo, cioè la ricerca le dimostra. Guardate, 2013, amigdala, ipocampo, guardate lo sviluppo della corteccia frontale, questo è verde, di coloro che hanno uno stato socio-economico buono, elevato, rispetto a questo azzurrino che hanno molto basso. Guardate, è una bella differenza. E questo è documentato. Guardate come Science nel 2015 ha espresso con questa bellissima immagine la povertà costringe lo sviluppo del cervello. Ed è vero. Non necessariamente nasci povero, poi sei perdente, sei finito, però parti handicappato. Poi le vicende della vita ti porteranno ad essere anche il numero uno, però è molto più difficile. E di questo ne dobbiamo tener conto. E qui, vedete, questo è un lavoro su Nature del 2015, ripreso a fine anno da questo Science America Mind, dove ci fa vedere alcune aree cerebrali come si modificano nei soggetti che vivono con un reddito molto basso rispetto a soggetti che vivono con un reddito alto, dove hanno molti, molti più stimoli. Poi anche qui ci sono quelli che si perdono, ovviamente. Però la base di partenza è fondamentale per farci vivere bene. Questi sono dati di poche settimane fa e questo è l'ipocampo, il volume dell'ipocampo. Guardate le traiettorie di sviluppo e vedete in relazione al reddito, guardate qua e qui, vedete le differenze. Allora, la tecnologia, ci sarà anche un margine di errore in questi studi, ma la tecnologia oggi ci dice, guarda che guardate, questo non è stato ancora pubblicato, uscirà nelle prossime settimane, vedete il giro frontale è inferiore e superiore. Guardate lo sviluppo di quelli con un basso stato socio-economico e guardate la differenza in questa forbice. E ne dobbiamo prendere atto di questo. Non sono invenzioni di nessuno, sono dati di fatto importanti. Come la povertà altera il cervello e quindi ancora gli stimoli, ma la dieta soprattutto. Bambini che fanno la fame e questo modifica il cervello. Voi come la mia isola, la Sicilia, arrivano i cosiddetti migranti in continuazione. E questa è gente disperata. Gente disperata tra cui anche ragazzini, bambini che hanno fatto e fanno la fame. E questo deve aiutarli. Non so qui, ma da noi quando arrivano gli prendono il sangue, gli fanno tutte queste analisi, ma non ce n'è uno che venga sottoposto con uno psicologo a un test per vedere quelli che sono i suoi disagi. Non lo fanno, non lo fanno. Poi si meravigliano se questi scappano, si buttano sotto una macchina perché lo fanno, aggrediscono qualcuno, ma nessuno gli fa questo test ed è sbagliato. Questi vengono da questo mondo. Guardate quanto incide l'aspetto nutrizionale, soprattutto quando si nasce o quando la mamma durante la gravidanza ha fatto fame e quando poi il bambino fa fame. I fattori nutrizionali alterano la neurogenesi e i processi cognitivi. Guardate, oggi la ricerca non lascia dubbi su questo. I dati che abbiamo sono inequivocabili. Guardate, ipervulnerabilità della corteccia prefrontale dell'adolescente e lo stato nutrizionale. Guardate, questa è la differenza nello sviluppo della corteccia prefrontale tra una ragazzina, un ragazzo che vive bene e performante, questo, oppure uno che abusi e che quindi abbia poi una sindrome metabolica grave, eccetera. Ma guardiamo questi. Cioè la corteccia di questo giovane, questo ragazzino, non può essere come questo. E questi dobbiamo proteggere. Oggi in una società civile non è accettabile che questi debbano soccombere in questo modo, o che vadano. E quindi, vedete, i danni della povertà. Ecco, guardate questo, non so se è proprio vero, ma questo è il Scientific America che l'ha ripreso, e guardate, un bambino che vive in una condizione di miseria, quindi una famiglia che gli dà pochi stimoli, soprattutto non solo
non l'ho sottolineato prima, lo sottolineo adesso, povero perché lo stato socioeconomico, cioè meno denaro, ma povero anche culturalmente, genitori che non hanno studiato, che non hanno, sono andati a scuola già loro, non danno quegli stimoli che questo dovrebbe avere, vedete? E sente 30 milioni di parole, meno di uno che invece ne sente, nasce bene ed è fortunato. E guardate questo circolo, sono più incavolati rispetto, cioè non sono contenti, vanno a scuola, poi abbandonano la scuola. E questo è un circolo che si perpetua. E vi dicevo prima, i genetisti ci hanno detto, vedete, esaminando migliaia di sequenze genomiche, come il nostro cervello cambia da una generazione all'altra, la struttura del nostro cervello cambia, quella epigenetica avviene rapidamente. E quindi passo all'ultima parte della mia relazione, a quanto Google sta cambiando il nostro cervello, il sistema informatico lo sta cambiando, bisogna usarlo bene, cercare di limitare i danni, se lo usi male puoi avere dei danni, ma non è un sistema che può essere messo in discussione. Usiamolo e sfruttiamolo per tutte le potenzialità che c'ha. E allora, vedete, moderni stili di vita, e abbiamo visto, no, le sostanze non le abbiamo viste, non le vedremo, abbiamo visto le disparità sociali, ma guardate qua, i genitori che litigano. Per il bambino avere una condizione di disagio familiare, di litigi o di separazioni è uno stress enorme. Ma qui c'è un'altra immagine che poi riprendo, guardate. Il genitore che gioca col computer, lavora, fa quello che vuole, e il bambino, triste, si rifugia nell'orsetto, ma addirittura non si rifugia nell'orsetto. Non so se avete esperienza, io ne sto facendo molta nelle scuole, con i bambini delle scuole medie soprattutto, perché quelli ti raccontano tutto e ti dicono, ma pranzo no, siamo tutti a scuola, in genere l'80% mangia a scuola, poi studia dopo pranzo, poi 5-6 di sera li ritirano, chi i nonni, chi i genitori. A cena siete tutti assieme, beh, intorno al 38% ti dicono sì, si mangia. Beh, ti chiederanno delle cose, parlerai, ti rimproverano. Dice no, perché papà, e guarda questa, li trovate, si immagina su internet, ci sono, quindi riflettono questo. Papà c'ha sempre da lavorare col computer, anzi lo mette sul tavolo e quindi non parla. Vorrei chiedere delle cose, mi dice dopo, stai buona. E tu cosa fai? E così mamma. Prendo il piatto molte volte, oppure mangio qualcosa, e allora prendo l'iPad, in genere iPad, e vado in camera. E lì mi collego con le compagne. Oppure alcuni aggiungono, vado in camera e piango, soprattutto le ragazzine. E questo è uno stress enorme. Oggi c'è molta attenzione su questi tipi di trauma. Guardate questo articolo che è uscito lo scorso anno a luglio, e io ho messo in rosso tutte le condizioni di trauma per i bambini che vengono dalla famiglia. Morti, padri violenti, padri alcolisti, i disaccordi familiari, separazioni e quant'altro. Guardate quanti ce n'è. Cause di trauma per i bambini che vengono dalla condizione familiare, che non è adeguata a quella. E l'altro aspetto, vedete, è l'uso del sistema informatico. Una nuova forma di stress, la deprivazione di sonno. Non so se avete esperienza con i ragazzi andando nelle scuole, una domanda banale. Chi usa telefonino, iPad, dopo cena? 100%. Dalle scuole elementari, dalle quinte elementari alle scuole superiori. Poi gli dite, adesso ragazzi, la verità, ma dovete dire la verità, tanti professori non ci sentono, i genitori non ci sono. Chi lo usa dopo la mezzanotte? 98%. Questo abbiamo fatto in Sardegna, abbiamo circa 6.000 ragazzi screenati così, e anche in Veneto abbiamo incontrato molte scuole. Cioè, questi usano questo sistema la notte, cioè non dormono. E adesso vi faccio vedere cosa vuol dire non dormire. È uno stress pesantissimo questo. Questo non ci meraviglia vedere 2015 Pediatrics,
tablet 10% a meno di un anno e il 64% a 4 anni, ma questo ormai lo sappiamo, è un fenomeno mondiale, non è fatto a Cagliari o a Catania. Guardate, le conseguenze proprio a livello familiare, ecco le famiglie moderne. Sarà capitato a tutti voi di entrare in un ristorante, se lei arriva la famigliola, tutti tirano fuori, o chi il telefonino, o chi l'iPad, non ascoltano neanche il cameriere che gli propone le varie pietanze. Cioè c'è un uso spropositato. E poi vi chiedono, soprattutto quelli delle scuole medie, se lo tengo sotto il cuscino è pericoloso, sa, le onde elettromagnetiche. Dico, ma guarda, lascia perdere, ma perché lo tieni sotto? Perché poi mi arriva il messaggino, il bip o la vibrazione, e quindi a che ora? Non so, a mezzanotte, all'una, alle due, e qui ti svegli, sì. E poi ti riaddormenti, no, poi devo rilanciare. E a che ora riprendi il sonno? Alle due, alle tre, alle quattro. Cioè non dormono. Quando abbiamo fatto questa indagine sembrava una cosa molto originale. Poi andando su internet, guardate, ci sono le immagini già descritte, perché la letteratura le ha già descritte. E questo noi l'abbiamo fatto perché i professori, in incontri che abbiamo fatto, come può essere questo incontro, si parlava delle sostanze, ma dice, ci sono sostanze che fanno dormire poi il giorno dopo, in genere prendono stimolanti. Perché? Perché vi si addormenta, una parte della classe non segue più. E allora dice, incontriamo i ragazzi. E guardate, problemi di sonno, alterato il funzionamento durante il giorno, cioè non sono più attenti, si addormentano. Addirittura, sono circa il 43% questo, se voi vi chiedete, giovedì c'è stata fisica, lezione di filosofia di fisica, oggi è giovedì, una settimana, che argomento c'era? Non se lo ricordano, intorno al 40%, cioè proprio hanno perso totalmente la funzione, vedete? Allora questo è un evento molto importante, guardate questi dati, soprattutto vedete PC e cellulare, l'uso durante le ore di sonno che si perdono. E voi mi direte, ma sarà così importante? JAMA Pediatrics di pochi mesi fa, diminuito il numero di ore di sonno, qualità e sistema esecutivo. Quando noi dormiamo viene secreto un ormone che si chiama melatonina, lo sappiamo tutti. È un ormone importante per regolare, non è un ipnotico, però regola il ritmo sonno-veglia. Però non solo regola il ritmo sonno-veglia la melatonina, ma c'è anche un ruolo importante nello sviluppo del cervello. Ha un'azione trofica e plastica straordinaria, oltre che regolare una funzione regolatoria nel metabolismo energetico. Guardate la curva nell'età della melatonina, da zero, appena si nasce non ne abbiamo, poi dopo un mese incominciamo ad averla, guardate entro i 20 anni. Vedete, quando il cervello sta sviluppando, c'è un mare di melatonina durante la notte, perché oltre a regolare il ritmo sonno-veglia, c'è questa funzione trofica, questa funzione neuroprotettiva importantissima, poi con l'età va giù, alla mia età ce n'è più o meno niente, bisogna prendersene un po' magari. E vedete, il nostro sonno, le prime ore di sonno, il sonno profondo, è questo che viene proprio a mancare in questi ragazzi che stanno svegli. E questo è un danno per il cervello, è un danno enorme. Guardate cosa succede. Contenuto di melatonina, se dormi e se non dormi. Questo è il bambino, il ragazzino, questo è l'adulto, è meno sensibile. Ma guardate il ritmo circadiano, il cortisolo è giallo e la melatonina, vedete? Il cortisolo è la molecola che ci attiva ed è fondamentale. La mattina, se voi avete dormito bene, bene, il cortisolo la notte non ce n'è in circolo. Però la mattina, quando ci svegliamo, chi alle 7, chi alle 6, chi alle 9, immediatamente il cortisolo viene rilasciato, attiva organi periferici e il cervello. Se non c'è il cortisolo, il cervello si atrofizza. Se ce n'è troppo nel tempo, il cervello si atrofizza. Quindi c'è questa duplice funzione. Vedete, l'attivatore della mattina e la melatonina non ce ne abbiamo di mattina. Viene secreta la notte, la sera, quando iniziamo, e il cortisolo va giù. Questo è il ritmo circadiano che dobbiamo avere.
E allora, se io sto sveglio, melatonina, anche se sono di notte, lo dovrei avere qui, ce l'ho qua, non viene secreta. Viene secreto il cortisolo e mi tiene attivo il cervello e mi tiene attivi i miei neuroni. Guardate, questo è il ritmo circadiano, sonno-veglia, di che cosa? Del nostro genoma. E quando noi abbiamo il jet lag, da Catania ce ne andiamo a San Francisco, arriviamo lì, sono le 3 di pomeriggio, per noi è mezzanotte, sono 9 ore di differenza. Abbiamo il jet lag. Recuperare il jet lag cosa vuol dire? È iniziare a dormire meglio, ma è il nostro genoma che c'ha questo. Quindi quando noi sbagliamo col sonno, sbagliamo con il nostro genoma. Qui c'è un italiano, Giulio Tononi, che è un autorità degli Stati Uniti, ha fatto un esperimento bellissimo. Ha preso i topolini, ore di sonno e ore di veglia. Quando questi sono svegli, cosa fa? Li fa giocare, cioè usa quello che si chiama ambiente arricchito, gli mette le giostrine, le casette di plexiglass che si illuminano, il labirinto, che si divertono da matti. Poi gliele toglie e quelli devono dormire in quelle ore in cui dormono. A un certo punto cosa fa? Prende il cervello e vede come durante il giorno, questi sono belli performanti, come i dendriti sono belli attivati rispetto a quando dormono. Poi cosa fa Tononi? All'ora in cui devono dormire gli lascia i giochini. Questi non dormono, come fanno i nostri ragazzini col computer. Questi giocano. E allora li sacrifica, ahimè per loro, va a prendere il cervello e trova che quando dovrebbero dormire non c'è più questo quadro, ma c'è questo, un'iperattivazione. E dice state attenti perché questo porta uno stress enorme per il cervello. Questi non dormono in un'età in cui quel cervello sta sviluppando, in cui deve terminare intorno poi a 23-25 anni nella ragazzina la maturazione soprattutto della corteccia frontale. E vedete qui la melatonina, ritmo sonno-veglia, ma guardate, metabolismo, fattori trofici, plasticità, guardate quanto è importante questo ormone. Ed ecco il fattore di stress, vedete? Vedete qui è indicata l'intensità della luce. Se noi ci esponiamo a una luce forte, la melatonina non viene secreta. E questo è stato rilevato subito qualche anno fa. Tanto che chi vende i computer, la Apple, cosa ha fatto? Oggi se voi comprate un computer già da un paio d'anni, o i telefonini, in automatico, oppure lo impostate voi, alle 8-7 di sera quella luce forte, bianco-blu, diventa rosa, per cui non c'è più questo problema. Però se stai sveglio, perché stai sino alle 4 di mattina col computer, la melatonina non viene secreta. E quindi, vedete, per riassumere abbiamo questo quadro. Vedete, quando noi dormiamo aumenta la plasticità, perché durante il sonno, ricordatevi, noi consolidiamo i ricordi, ahimè anche quelli negativi, la ragazzina che subisce abusi, stuprata, eccetera. Oggi la ricerca dice non farla dormire, invece gli si danno i farmaci e la teniamo addormentata per 3 giorni. Dalla in mano allo psicologo che la intrattiene, la fa riposare, e dormirà un pochino, poi la risveglia, eccetera. Perché? Perché durante il sonno tu consolidi i ricordi, anche quelli brutti. Però rimaniamo a quelli belli, tutto questo, vedete, miglioramento cognitivo, capacità di apprendimento, diminuita vulnerabilità alla patologia degenerativa. Ci sono alcuni articoli recentissimi su Science che ci dicono quando si dorme il nostro cervello elimina le scorie, i metaboliti negativi. Per esempio una proteina che fa male al cervello che si chiama beta-amiloide. E allora era riferito questo al cervello anziano. Se non dormi, e l'anziano dorme meno bene, sapete, la beta-amiloide si accumula. Perché si formano dei canalicoli quando dormi che permettono. Questo avviene anche nel cervello del bambino che sta sviluppando. Quindi questo cervello che rimane attivo, sveglio, non solo c'è l'attivazione delle sinapsi, ma anche c'è un accumulo di sostanze tossiche, di molecole tossiche che non riesce ad eliminare. Ecco lo stress e l'insulto da parte
di questo. Ecco, ecco, guardate questo Emotion di poche settimane fa pubblicato, vedete, con l'avvento degli smartphone, quindi dopo il 2012, il link tra la durata del tempo in cui questi cose è il well-being e la qualità di vita dei ragazzi. Negli Stati Uniti stanno dicendo che questi non vivono benissimo e poi sviluppano dei disturbi e delle patologie. Vado alla fine, sto terminando. La deprivazione di sonno si associa con aumento dell'aggressività. Tutti noi quando si nasce abbiamo un certo grado di aggressività, almeno alcuni di noi. Guardate questo studio su 10.000 bambini, questo studio canadese. Questo gene si riduce, però molti mantengono circa il 18%, 17% questa aggressività. E poi la mantengono. E sono quelli tra di noi più impulsivi, più aggressivi. Ti faccio una battuta spiritosa, no, non l'accetto, e magari ti dà un pugno. Insomma, ce ne sono tanti di questi soggetti, anche adulti con una bella corteccia che dovrebbe dargli gli impulsi negativi. E quindi con le perdite di sonno nasce quel farabutto che si chiama cyberbullo, è la differenza, guardate, tra il bullo e il cyberbullo. Questo lo vedi, sai chi è, ti, però questo non lo vedi, ti perseguita, ti dà uno stress psicologico tremendo, ti dà l'assalto virtuale, ti fa dei danni, vuole che sia sempre online, mette su di te dei pettegolezzi, pubblica delle fotografie. Non so nella vostra esperienza, ma se voi parlate con i ragazzini, soprattutto delle scuole medie, perché quelli parlano, e gli dite, ma vi scambiate le foto? Sì. Ma che foto ti scambi? Di tutti i tipi. Ma la notte quando vai a letto? Sì, molte volte dai, in camicia da notte, col pigiama, e poi dai, fammi vedere le mutandine. Lo fanno, badate, nella mia convinzione, senza molta malizia la maggior parte di questi. Però poi vengono incastrati, perché quella foto... Sono talmente fessi o ingenui, vi dico questo che abbiamo vissuto a Cagliari poco meno di un anno fa, due ragazzine, 15-16 anni, con due ragazzini, 17enni, decidono di fare una serata di sesso, tutti e quattro consenzienti, a casa di uno di questi, i miei genitori sono a Roma, andiamo a casa, e accettano tutti e quattro di essere filmati da un quinto soggetto, amico loro, fidato. Bene, quel filmino, dopo un'ora, terminate le performance sessuali, era in rete a Cagliari. Tanto che la mattina alle 7, quando una loro compagna si alza per andare a scuola, la prima cosa che fa è va al computer e vede questa roba. E la mamma intercetta questo, dice, ma non è la tua amica questa. E allora chiama la mamma, cioè, quando è scoppiato questo scandalo, una di queste due l'hanno acchiappata per i capelli, sta buttando la finestra al settimo piano, disperata. Quindi tutto organizzato, tutti d'accordo, non avevano considerato che il quinto farabutto potesse mettere in rete. E quando glielo chiedete, sono talmente ingenui, vi dico, no, ma questo quando siamo amici non succede. Ed è quello che invece succede. E vedete il cervello bullizzato, adesso è tardi, vado avanti, ma guardate, il bullismo, in particolare il cyberbullismo, lascia dei danni mentali più gravi dell'abuso infantile. L'abuso infantile, come sapete, era il massimo, no? Dello stress, degli insulti. Oggi questo è considerato superiore. Da ricercatore abbiamo il modello del ratto bullo. Questo è il bullo e questa è la vittima. Guardate cosa succede. Dopo 5-6 giorni, questo sviluppa segni di social withdrawal. Cosa vuol dire? Non interagisce più. Voi lo rimettete nella sua famiglia, non interagisce più, non mangia e non beve, si suicida. Questo è l'animale. Esattamente un comportamento simile a quello che si ha nei ragazzini. Se voi andate sui, soprattutto ormai sulle testate locali, non c'è giorno in cui non ci sia un suicidio, e questo è accettabile, di un ragazzino o di una ragazzina. Ormai neanche le repubbliche, le grosse testate nazionali neanche le riportano più.
Guardate questo è uno degli ultimi, a metà gennaio, fine gennaio, questa ragazzina australiana si è suicidata. E questa era una ragazzina che faceva della pubblicità in televisione, una sorta di star alla televisione, perseguitata, non è stata in grado di resistere. E questo è quello che il padre ha detto. E allora, per chiudere, l'ultima diapositiva, vedete, il percorso che noi dobbiamo fare, dobbiamo cercare di fare a livello sociale, a livello medico, ma soprattutto a livello sociale. Da quando o da prima di nascere dobbiamo impostare le cose perché poi il percorso della nostra vita ci porti ad essere questi, a 70 anni più o meno come un giovane, avere una vecchiaia, perché questo vuol dire far vivere bene la gente, far risparmiare la società. E se diventiamo così o addirittura così, abbiamo bisogno di aiuti, abbiamo bisogno che qualcuno ci aiuti, o viviamo male o finiamo ancora peggio. E vi ricordate, starting young, se è un buon percorso, un percorso pessimo, guardate cosa succederà nei prossimi 30 anni. I sessantenni saranno triplicati, gli ottantenni triplicati, i sessantenni quintuplicati. Guardate la curva tra i paesi in via di sviluppo e quella dei paesi sviluppati. E allora ci chiediamo, ma in questi paesi, ma anche nei paesi sviluppati, come faremo, come saremo tra 30 anni? Come saranno i bambini che nascono oggi se non gli insegniamo a seguire un percorso che sia performante, che sia sano, cioè stili di vita corretti? Siete tanti giovani qua, ricordatevi, per voi, per i vostri bambini, stili di vita corretti nel limite del possibile. Bisogna avere anche un po' di fortuna nella vita per tutto, non solo per vincere una lotteria, ma proprio per avere salute, per star bene. Però impostare su stili di vita corretti, questo diventa fondamentale, perché poi non possiamo prendercela col computer, siamo noi. Quando vedi un bambino di 2 anni, e soprattutto nel periodo estivo, mare o montagna, voi vedete le coppie alle 3 di notte, che sono al bar, in gelateria, al ristorante, 3 di mattina, e il bambino con l'iPad che continua a giocare, e c'ha 1 anno e mezzo, 2, e quello non decide in lui, più difficile gestire un adolescente. Ma un bambino di 2 anni, e una signora quest'estate mi ha detto, ma scusi, io allora devo stare a letto anch'io, perché non posso lasciare in albergo da solo. Signora, si sacrifica, se ne va, esce domani, c'ha tutta la giornata. E quindi l'egoismo dei genitori, questo per certi bambini può essere un insulto pesante, perché ripeto, non tutti nasciamo con lo stesso genoma performante, diciamo così, abbiamo tutti un po' di vulnerabilità, chi più chi meno, e quelli che ne hanno di più sono molto più a rischio, quindi devono essere protetti. Oggi queste cose la scienza ce le dice in modo inequivocabile, cerchiamo di farne tesoro. L'ho detto in un'audizione poche settimane fa, è un'audizione soprattutto di tipo elettorale che hanno voluto fare alla Camera, voi politici dovete prendere decisioni non in base ai vostri interessi, in base a ciò che la scienza vi dice e ciò che le società scientifiche vi propongono. Credo che gli sia entrata da un orecchio e uscita dall'altro. Vi ringrazio per l'attenzione.